Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Ah, mi fa piacere essere in vostra compagnia e vi racconto cosa è successo previamente questa mattina nella nostra diretta. Beh, abbiamo ascoltato qualche vinile che sono andata a trovare nuovamente negli archivi degli radio. Abbiamo ascoltato questa Michelle Shocked che io non conoscevo e da questo album abbiamo estratto Come a Long Way, una storia particolare, lei è molto combattiva. Poi siamo passati invece ai Jethro Tull, a Ian Anderson e ci siamo ascoltati Budapest, che tra l'altro ho scoperto essere il brano più amato da Ian Anderson stesso. E infine abbiamo fatto un salto in Italia ascoltando Ron, un cantautore che io amo tantissimo, compreso questo lavoro, Una città per cantare, e anche in questo caso abbiamo ascoltato il singolo stesso, Una città per cantare. Poi abbiamo salutato i nostri amici di Patreon che ci avevano chiesto una canzone, ovvero ci siamo ascoltati Van Morrison e Moondance, quindi la versione originale che io tra l'altro non conoscevo e che invece insomma mi è stata portata a conoscenza. Io conoscevo solo quella di Michael Bublé e poi un brano dei Genesis. Questo perché ci piace interagire e magari insomma a fare anche richiesta molto spesso dei brani o di alcuni vinili che io vado a cercare negli archivi di TRS Radio per proporvi ogni tanto. Abbiamo parlato anche di Sanremo, quindi dei presentatori, di chi parteciperà a Sanremo, di questo Amadeus che quest'anno insomma siamo tutti in attesa di vedere che cosa realizzerà come presentatore insieme ai suoi ospiti, insieme anche a Tiziano Ferro e a lui un altro mattatore della serata, ovvero Fiorello. E poi c'è chi invece in qualche modo preferiva i presentatori, quelli classici come Pippo Baudo. Ai interpreti, artisti, boh, lì c'è sempre da vedere un po', si è ricordati quelli vecchi, ci si ricorda ancora quelli nuovi che partecipano ma che comunque sono vecchi, tipo Albano e Romina, che sono ospiti. E io invece, insomma, devo dire la verità, Sanremo da un po' di anni non mi attira così più particolarmente come quando lo guardavo col mio papà, ma era anche questione di lavoro, anche adesso è per lavoro, ma in realtà tipo stasera non sarò presente alla prima serata, mi guarderò il dopo festival perché sono via per lavoro, ma va bene, questo è tanto. Abbiamo parlato di biciclette, di rimetterle a posto, insomma chi lo sa se ci sarà mai una trasmissione sulle biciclette. Abbiamo parlato di cibo, siamo a Carnevale e quindi ho chiesto che cosa potevo cucinare anche per postarlo nel canale Simona, non solo radio di Patreon. E a proposito di questo canale, vi ricordo che ho citato anche una charity. Verrà postato un sondaggio con delle charity. Quella che avrà ottenuto maggior punteggio sarà quella che io sosterrò nel mese di febbraio. Quindi se vi va di dare un'occhiata, venite a trovarmi anche sul canale Simona Non Solo Patreon. Simona Non Solo Radio di Patreon. Insomma, faccio sempre un po' un misto. Che dire, vi ringrazio tantissimo. Vi do appuntamento al prossimo live insieme a me, insieme ai vinili, e proprio per salutarvi, visto che eravamo collegati da ogni parte del mondo questa mattina, vi faccio una richiesta anche in inglese. Me la sono scritta perché, come sempre, io l'inglese non ci vado molto a nozze e quindi non vorrei fare tanti pasticci. Spero che mi possiate capire. As always, I invite you to write to me and propose some winners to be played on the radio in the next one. Maybe tell me why you like that band or some anecdote about what you would like to hear or particular on the vinyl cover. For the next live, I will try in the radio archives, and I hope to be able to satisfy you. Spero di essere stata chiara. Con questo vi mando un bacione grande. Vi auguro una buona settimana e naturalmente rimanete con me sempre sintonizzati. Ciao!